La mia filosofia politica è sempre stata quella di negoziare anche in modo duro con Bruxelles per ottenere maggiore flessibilità. La sua filosofia politica, fino a prova contraria, è stata quella di uscire dall'euro, cosa che si è rimangiato bellamente dopo 3 secondi che stava al Senato. Quindi stiamo buoni sulle filosofie politiche. Farei un Mi discorso. No, perdoni, no, noi abbiamo no, fatto un finisco contratto adesso, di ti ho fatto governo e io parlare. mi attengo a quel No, governo. ma lascia perdere E questo, io mi sono tutte attengo a cavolate. Hai quello. fatto la tua Sono fortuna tutte politica cavolate. Siamo all'ora raccontando che del dovevi tu. uscire dall'euro. Visto che hai messo di mezzo la Io ho filosofia messo in politica, evidenza scusa, alcune criticità Alberto, di questa stai 2 secondi costruzione. in silenzio perché ti ho Decidiamo del tuo o ascoltato. del lei? Per me anche del voi, decidi tu. Come Il ci del lei, punto è più è bello. bellissimo, ti do del lei. Allora, quello che lei ha descritto è un quadro fantascientifico, perché voi siete andati al governo con due, diciamo, pilastri. Uno è l'abolizione della Fornero e l'altra è il reddito di cittadinanza. Al momento non si sa come verrà fatto né il reddito di cittadinanza né l'abolizione della Fornero. Perché non si sa? Perché state litigando tra di voi e soprattutto perché vi siete accorti di aver fatto il passo più lungo della gamba. E quindi incominciate a dire cose del tipo: il reddito di cittadinanza lo faremo, ma ci vorrà del tempo perché i centri dell'impiego siano in grado per funzionare. Ma questo è Tre sempre mesi, stato, questo quattro è sempre, mesi, questo è tre sempre, anni ci questo è vorrà. sempre Come lei stato fa? detto, Così, mi deve far finire. Perché io Prego. l'ho fatta finire. Quindi state facendo un quadro fantascientifico, perché se i centri per l'impiego devono essere riformati in modo tale da poter fare 3 offerte di lavoro da poi eventualmente non dover rifiutare da parte di chi percepisce il reddito di cittadinanza, non ci vogliono 4 mesi, ci vogliono 4 anni. L'altro lato, per quello che riguarda le pensioni, avete promesso che le pensioni cosiddette di cittadinanza, un aumento delle pensioni da 500 a 780 euro, per una platea che va, se non mi sbaglio, intorno ai 3 milioni di persone. Questa roba qua costa 9 miliardi di euro, non costa 900 milioni di euro. Per quanto riguarda quota 100, al momento non si sa assolutamente nulla di come verrà fatta, come verrà costruita, non c'è un provvedimento. Allora, tutto questo è condito da: stiamo stampando le card per il reddito di cittadinanza, facciamo, poi a un certo punto escono fuori delle cose surreali. Di Maio ha detto l'altro giorno: daremo 40.000 euro a impresa per un innovation manager, conto sul totale delle imprese italiane 100 miliardi di euro. Tutto questo è un grandissimo caos. Allora, io penso che quello che sarebbe giusto fare, invece di discettare della filosofia politica altrui, è sedersi e ragionare su come si fanno le cose. E se uno dice, guardate, il ciclo economico è cambiato, è più difficile. Io non sono in grado di rispettare tutte le promesse, oppure devo mettere più soldi sugli investimenti che languono nella manovra, perché devo spingere di più l'economia. Questa roba qui è accettabilissima, ma va detta con chiarezza. Non la si può buttare nella caciara di un negoziato che viene fatto a colpi di slogan. A oggi il fatto che voi aumenterete le pensioni minime da 500 a 780 aleggia ancora lì. Non c'è nessuno che ha detto: signori, non lo faremo. E tu, che sei una persona su questo intellettualmente onesta, Sì. perché le tue opinioni le hai sempre concluse, devi dirlo, devi dirgli: noi non aumenteremo le pensioni minime da 500 a 780 euro. Guardi, Perché si fa così? questo, Capito che cosa voglio dire? credo che questo sia un appello interessante, a questo punto senatore. diamoci del tu, Sì. perché tanto vedo facciamo, che è tu più mi semplice. stai tirando verso il tu. Ma non è un E insulto, poi, però. Non è un insulto. Assolutamente, presuppone una familiarità che spero possa diventare non solo stentata, ma anche reale. Allora, caro Carlo, perché io, che sono membro del Parlamento, in particolare del Senato della Repubblica, dovrei in questo momento parlarti a nome del governo? Quando tu eri al governo, saresti stato contento se un parlamentare della tua maggioranza avesse preso impegni per te? Io adesso sto aspettando che mi arrivi la legge di bilancio. Cosa vuole il governo lo saprò quando mi Ma dai, arriverà però e ne Alberto, parleremo. questo non È è un Alberto, semplice scusami, fatto di rispetto questo, dei no, ruoli, questo Alberto, semplice però fatto di rispetto dei ruoli scusami, istituzionali. Alberto, non fare questa roba. Questo è poco Non è una serio. roba, Tu scrivi tutti non è i giorni serio. Tweet molto aggressivi come faccio io. Siamo due combattenti, come ha detto Mi Giuseppe, ma sembra. nel momento in cui Abbiamo tu dici litigato? no, Su non mi pare, Twitter? non mi No, pare. mai. Nel momento in cui tu dici, comunque non mi hai denunciato per minacce come il tuo collega Borghi, è già una cosa. Anzi, io ho anche apprezzato la tua umanità, Sì, cioè il tuo. ma io Sei una guarda persona che che si mette a nudo, questa è una cosa molto importante. io non avrò mai problemi a giudicare nel merito una cosa positiva fatta dall'opposizione. Penso, come ti ho detto, Questo sui vale dati anche per di me. ottobre, eccetera. Però tu non puoi dire: io sono alla Commissione Finanze e quello faccio.
tu sei parte di una maggioranza politica. Se questa maggioranza politica sta dicendo delle diversa, e ti aggiungo io una cosa, sto dicendo che il governo sta lavorando, io rispetto il suo lavoro, se mi chiedono, ma oggi ci sono le pensioni, l'aumento delle pensioni minime, c'è o se no? Mi chiedono, c'è o no? Se mi chiedono di occuparmi delle mie competenze, io intervengo. Ma posso rispondere, tu puoi rispondere a questo. C'è l'aumento delle pensioni a minime oggi nei documenti, c'è oggi nei documenti c'è. E c'è la copertura per farlo? Oggi nei documenti la copertura c'è, devi cioè, tenere presente il discorso 909 miliardi di euro. Presente il discorso che facevamo prima. Cioè ci sono 9 miliardi di euro, Alberto, ci sono 9 miliardi di euro di coperture per l'aumento delle pensioni minime. Caro Carlo, dimmelo, i saldi della manovra di bilancio sono quelli del DEF. Ma che ci tu sei, hai nei visto, quei saldi del DEF c'è DEF l'aumento. Ci sono quei due fondi che tu hai visto prima nell'infografica. E la domanda è... il costo dell'aumento è di circa 9 miliardi di euro solo per l'aumento delle pensioni di cittadinanza. Per l'aiuto aritmetico che stai dando al governo, tranquillo. Ho capito, ma c'è oggi questa roba? Di almeno questo, c'è sta roba o no? Te l'ho detto. C'è? Tranquillo. Quindi c'è 9 miliardi per l'aumento delle pensioni minime più 9 miliardi, più 6,7 miliardi, 7 miliardi per quota. Posso inserirmi questa roba dei numeri? È una bugia. Al momento però, come sentivamo, come abbiamo letto anche sulle agenzie, la discussione sugli emendamenti e la prima stesura che dovrebbe essere non contiene parola né delle pensioni né della quota 100 né dei 780 del reddito di cittadinanza, non c'è nulla. Allora, come sappiamo, abbiamo quei fondi allocati e il governo interverrà per decreto o per emendamento, questo non lo sappiamo, per stabilire come la misura verrà attuata. Dopodiché c'è questo, c'è quello, ma il dibattito non può, scusate, però il dibattito non può essere fatto così. Il costo dell'aumento delle pensioni, dell'aumento delle pensioni minime, io vorrei sempre richiamarti a un punto fondamentale. Scusami, il costo dell'aumento delle pensioni minime è di 9 miliardi. Lì ci sono 6,7 miliardi per tutta la manovra sulle pensioni. Dire che non sai se ci sarà o no il costo l'aumento delle pensioni minime è una cosa sbagliata, perché se i numeri non sono un'opinione, non lo sono, e tu li maneggi molto bene, sai perfettamente che non ci possono stare già da sole l'aumento delle pensioni minime. Però, figuriamoci con la quota 100. Scusa Carlo, la risposta di Bagnai è una risposta a questo punto ripetuta molte volte, cioè, come dire, quando ci sarà una decisione del governo sarà la sua posizione. Ma non ci sono i numeri. Mi pare che questo non ci sono i numeri. Carlo, vediamo come verrà attorno a dire. Va bene, ok. D'accordo. Prendiamo atto di questa andiamo al discorso di Carlo, che è fantastico, perché il discorso di Carlo è: voi non state mantenendo le promesse, voi seminate il disastro nel paese, eccetera eccetera. Poi c'è un fatto, il fatto è che gli italiani hanno preferito noi. Quindi pensa come si sentivano prima. Alberto, questo è il punto fondamentale. Questo è il rifugio dei grillini. Non è il rifugio dei grillini, questo è un dato. Quando uno smette di discutere nel merito e incomincia a dire, Carlo, avete perso le elezioni. Scusami, vai. No, però poi mi fai rispondere. Io però, invece io penso che dobbiamo muoverci da questa storia, perché mi sembra abbastanza chiara la posizione a quel punto di Bagnai e la posizione di Calenda.